Ferramenta Moschini, in via Roma 63 a Piage, in provincia di Pesaro Urbino. Telefono 0721 89 01 36. Voglia di pane? Andiamo da Marconi. Lo storico panificio è presente a Piaggio dal 1956 e offre una vasta varietà di pane fresco e pizza, ma anche pasticceria dolce, salato e prodotti da forno tipici della nostra zona. Vendita all'ingrosso e al dettaglio. Panificio Marconi è in via Dante Alighieri 3, Piaggio, in provincia di Pesaro Urbino. Telefono 0721 890 140. Mmm, che buono questo pane! Caro, mi porti a mangiare la pizza questa sera? Ancora pizza? Sì, mi porti alla pizzeria Da Pali. E Da Pali sì, pizza ad alta digeribilità, doppia lievitazione, stesa a mano con l'antico rasagnolo. Venite a gustare la nostra pizza, la piadina, gli hot dog e le focaccine. Pizzeria Da Pali, via Roma 28, Piage, in provincia di Pesaro Urbino. Telefono 0721 89 04 66. Pizzeria Da Pali. Pizzeria Da Pali. Mmm, che buona. Chiuso il mercoledì. Agriturismo da Gustinel. Da noi trovate primi piatti come lasagne, cappelletti, tacconi, tagliatelle preparati con passione da Elisabetta, Fiorenza e Aldesina. Secondi piatti con rilevanza di carne arrosto cotte in forno a legna. Tacchino, oca, anatra, coniglio, pollo allevati direttamente da Gabriele e i suoi familiari. E inoltre piadina e formaggi locali. Menù esclusivi su prenotazione. Telefonate al numero 0721 89 01 83. Da Gustinel, agriturismo minimale in via Fraschetta 3 Piagge in provincia di Pesaro Urbino. La Lanterna Bianca, associazione Onlus con finalità umanitarie, organizza un concorso diaristico in memoria di Filippo Maria Tripolone. La partecipazione è gratuita. Info su www.lanternabianca.it. Ristorante Pizzeria Pineta, pizza ad alta digeribilità, pasta fatta in casa, sughi con tartufo pregiato di stagione, funghi locali, ragù di carne di cinghiale, capriolo, anatra, tutto naturalmente con olio di frantoio marchigiano. E che dire dei secondi? Fiorentina, tagliata, bistecca, arrosti misti di coniglio, pollo, piccione e agnello. Vini di qualità locali e birra artigianale. Il tutto in ampli spazi interni ed una meravigliosa e sempre fresca terrazza esterna. Su richiesta, spettacoli musicali per feste e ricorrenze. Pizzeria Ristorante La Pineta, a Cagli in provincia di Pesaro Urbino. In Viale della Vittoria 13, info e prenotazioni al numero 0721 78 19 29. Mi chiamo Ferdinando Blefari, lavoro alla CameraWork, che è il coordinatore scientifico di questo tipo di iniziative legate al distretto culturale voluto di Urbino e Montefeltro. Interventi che ci hanno già visto molto presenti in tutti i territori dei 36 comuni prima e 29 comuni oggi, delle 3 unioni montane oggi, ieri 4 comunità montane,
e che riprende, Sabrina, accomodati qui, che riprende comunque, dicevo, lo schema dei vecchi interventi e ha riprogrammato altri tre interventi qui sul territorio, e ce ne parleranno poi il presidente Pierantoni in particolare. Io ringrazio i relatori che hanno accettato di essere qui con noi, anche perché come al solito i nostri relatori, insomma, le relazioni che abbiamo allacciato in questo anno e mezzo, e devo dire che si confermano anche le relazioni di questi ultimi giorni, sono relazioni molto utili che in qualche modo procurano quello che un po' il distretto culturale evoluto vuole portare avanti, cioè la contaminazione tra settori, la capacità di identificare a partire da una narrazione, da una matrice identitaria, delle opportunità di sviluppo con le imprese del territorio. Io ringrazio e presento qui al tavolo i saluti istituzionali, insomma, il sindaco Daniele Grossi di Sasso Corvallo che ci ospita, il presidente dell'Unione Montana di Carpegna, Michele Maiani, del Montefeltro, e il presidente Romina Pierantoni dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro. La Unione Montana Alta Valle del Metauro è capofila di questa continuazione di progetto insieme alle altre due unioni montane. Io do subito la parola a Daniele Grossi perché ci porti i saluti. Oltretutto Sasso Corvallo ormai è, come dire, una nostra tappa abituale. C'è un microfono, ma vedi tu se... Tanto si sente. Vai, provaci. Funziona. Lo usiamo? No, è meglio. È peggio. Parliamo così, è peggio. Okay. Parliamo così. Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio il distretto culturale voluto Montefeltro, Guglielmo Montefeltro, il presidente Romina Pierantoni, Michele Maiani, il presidente dell'Unione Montana, e tutti voi per essere qui presenti a questo convegno. E ringrazio la Cotta per averci ospitato, per aver messo a disposizione questa bellissima location che è anche diciamo, il centro, il luogo di una nostra eccellenza enogastronomica. Poi vi racconteranno che cosa si produce qui e da dove parte proprio questa eccellenza. E ringrazio veramente il distretto per averci dato la possibilità per la seconda volta in solo un anno di avere un convegno così importante qui a Sasso Corvallo. Magari invito, la prossima volta andranno nell'altra riunione perché sennò già previsto. Ci sarà anche un po' di invidia. Come dicevo la scorsa volta, noi siamo qui nel cuore a Sasso Corvallo, nel cuore del Montefeltro, un luogo fatto di tradizioni, culture, eccellenze, un territorio splendido, un territorio dal panorama meraviglioso, una cornice fantastica, un territorio che ha tutte le carte in regola per la promozione turistica, ma la promozione proprio, penso alla promozione enogastronomica, il punto di partenza, proprio la nostra eccellenza, quella dei nostri prodotti. E in questo momento difficile, in questo momento di disorganizzazione, in questo momento di fallimento generale, dove nessuno sa più chi fa cosa, e chi deve fare determinate cose. Ecco, in questo momento secondo me è importante considerare la crisi come un momento di crescita, un momento di studio, di approfondimento. Proprio noi, grazie alla crisi, abbiamo capito quali sono sicuramente i nostri limiti, ma nella crisi abbiamo anche riconosciuto quelle che sono le nostre eccellenze, i nostri punti di forza. Noi dobbiamo ripartire da qui, da quello che sapevamo fare, da quella manualità, da quell'amore verso il nostro territorio, verso le nostre tradizioni che ci ha contraddistinto in tutto il mondo. Quindi penso all'arte, alle tradizioni, alla storia dell'arte, alla nostra cultura. Noi dobbiamo riprendere in mano quello veramente che sapevamo fare. Fare un passo indietro in questo momento di modernità, forse è necessario. Non un passo, forse due passi indietro. E credo che tutti noi abbiamo una grossa responsabilità, quella di educare i nostri figli, di riavvicinare i figli e i giovani alla terra. La terra che è ancora ricca, è una terra che questo nostro territorio è una terra ricca, una terra che ci può offrire ancora tanto. E quindi
in questo momento di crisi bisogna anche avere la capacità di inventarsi un'attività. Questo è l'esempio anche, no? Qui noi ci troviamo all'interno di un'azienda familiare. Un'azienda partita da dove? Da un mucchio di sassi, da un rudere. Un'azienda che è nata da un rudere e la terra. Quella terra che offre l'orzo per una birra agricola. E il tutto parte da un'acqua eccellente, la nostra acqua, quindi l'acqua delle nostre sorgenti. Quindi in questo momento di crisi i giovani devono avere il coraggio di buttarsi, di non piangersi addosso, non dimenticare un po' l'idea di crisi e inventarsi un'attività, puntando proprio su quello che sappiamo fare, quello che sapevamo fare, quello che sapevano fare i nostri genitori, quello che sapevano fare i nostri nonni. E è stato argomento proprio molto attuale, il premio vinto dall'Omnicomprensivo Montefeltro, dalla nostra scuola, quindi Sasso Corvaro, il premio Expo 2015. La scuola di Sasso Corvaro ha partecipato all'Expo 2015 con il progetto L'Orto Biologico. Ha partecipato a questo progetto sfidandosi con 2.800 scuole da tutto il mondo e abbiamo vinto il primo premio. Con che cosa? Con semplicità, con un orto biologico. E questo è proprio il significato di quello che ho detto, quindi dobbiamo mettere insieme quello che abbiamo, le nostre risorse e il tutto confezionato da che cosa? Dalla nostra abilità manuale che ci appartiene e che ci ha contraddistinto nel mondo. Grazie Sindaco, sicuramente gli interventi di oggi vanno in quella direzione, avremo anche delle testimonianze che vanno in quella direzione. Presidente Romina Pierantoni, dell'Unione capofila del progetto, chiedo scusa, ho invertito, ho fatto fare, so che non te la prendi, gli onori di casa al Sindaco. Romina Pierantoni. Allora, buongiorno a tutti, io sposo in pieno quella che è stata l'introduzione di Daniele, perché il distretto culturale voluto sono ormai 2 anni che sta lavorando qui nel territorio, quindi io da qualche mese, da quando sono presidente dell'Unione Montana di Urbania, lo presiedo, però diciamo è già stato fatto molto come lavoro. Però arrivando, essendo una cittadina del territorio, perché io vivo a Borgo Pace, sono il sindaco di Borgo Pace, vi dico sempre che vivo a Borgo Pace per scelta e non per disperazione, e quindi vedo veramente un valore aggiunto molto importante del nostro territorio. Allora, il distretto culturale voluto è un concetto un po' complicato, importante anche da capire, e nei tavoli in cui ero da sindaco, certe volte sentendo parlare di distretto culturale voluto, vedevo da parte mia, come da parte di alcuni dei miei colleghi sindaci, un po' una reticenza, forse dettata anche da non capire fino in fondo che cosa fosse questo distretto culturale evoluto, e quindi di assimilare questa grande opportunità che secondo me abbiamo nel nostro territorio come qualcosa, sì, soliti discorsi, facciamo cultura, no? Innanzitutto non è che far cultura è una cosa negativa, anzi è molto positiva, però in una situazione economica come quella che ci troviamo ad affrontare probabilmente ci sono altri aspetti a cui noi ci dobbiamo focalizzare come amministratori e anche come cittadini per dei servizi primari che vediamo che quotidianamente ci vengono tolti. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che stiamo cercando di dare un po' una visione diversa, cioè una metodologia diversa a quello che è il distretto culturale voluto, e questo l'abbiamo iniziato a fare proprio con questi 3 interventi che abbiamo dato. Io penso che proprio in questa definizione distretto culturale voluto ci sta tutta quella che è l'essenza e la potenzialità del nostro territorio. Distretto che cos'è se non le aziende? I distretti si sono basati su quelle che sono le imprese produttive. Culturale, secondo me la parola cultura nelle nostre zone è sinonimo di tradizione, come diceva prima Daniele. Quindi tradizione vuol dire storia e recupero di tutte quelle che sono le potenzialità, sia da un punto di vista imprenditoriale, che da un punto di vista conoscitivo, che da un punto di vista storico, delle nostre peculiarità. Innovativo perché?
Innovativo è l'altra parola chiave, in quanto l'innovazione fa parte dell'andare avanti, quindi della contaminazione. Questo termine è così importante all'interno del concetto di distretto culturale voluto. E quindi noi abbiamo voluto, e quando dico noi, questa è una scelta che è stata presa da chi rappresenta in questo momento questi territori su queste tematiche, che sono i tre presidenti delle unioni. Quindi io, Michele Maiani e Francesco Passetti, che è l'altro presidente di Cagli, e quindi abbiamo pensato proprio di entrare all'interno del territorio, meglio all'interno delle aziende. E quindi quest'idea di fare il primo incontro sull'agroalimentare, perché l'agroalimentare è quello che ci rappresenta. Noi abbiamo degli agricoltori che sono quelli che hanno fatto l'economia del nostro territorio e che dobbiamo aiutare a trovare altri metodi di lettura di questa agricoltura, di un'agricoltura che oggi che cosa fa? Cioè, se non è innovativa, se non cerca di andare nella nicchia, se non entra nel circuito dei prodotti tipici, non dà più economia, perché lo sappiamo, il grano non ha più la resa che ci poteva avere prima. E quindi noi saremmo contenti che ad esempio da una giornata come questa potesse partire quella che è una visione da una parte di distretto culturale voluto, cercando di portare avanti dei progetti come quello del banco, che poi vi spiegherò è una punta di diamante nostra, ma dall'altra parte possa cominciare un momento di riflessione anche che veda anche come protagonisti i nostri agricoltori. Io oggi, venendo da Borgo Pace, ho portato con me Eros, che gli dico, lui è l'agricoltore, gli dico, te sei il capo di tutti, perché sei quello più giovane, quello che ha più energie, perché dobbiamo riuscire a capire proprio come rileggere questa agricoltura e come fare di questa agricoltura innovazione. E quindi perché l'agroalimentare? Perché noi dobbiamo avere presente, secondo me, tutta quella che è la filiera, da chi coltiva a chi consuma. E penso che giornate come queste diventino veramente fondamentali per cominciare a concretizzare, a condividere. La parola d'ordine deve essere massima condivisione in tutto quanto, perché sennò non si arriva da nessuna parte. Quindi vi dicevo, l'incontro di oggi sull'agroalimentare, poi da una riflessione, è indubbio che nella vallata della mia unione il tessile ha avuto un ruolo fondamentale nell'economia degli ultimi 30 anni, come è indubbio che da 5-6 anni il tessile è in crisi, da noi come in tutta Italia, ma è anche indubbio che ci sono aziende che stanno andando benissimo nel tessile, che ci sono start-up che sono state create e che hanno portato innovazione, che quindi hanno ripensato un nuovo modo di commercializzare e quindi di fare impresa. Ecco, in questa funzione qua, l'8 di maggio noi saremo a Sant'Angelo in Bada all'interno di un'azienda e parleremo cercando di andare a recuperare il vecchio. Quindi in tutta la nostra zona abbiamo la fortuna di avere imprenditori come Cariaggi che hanno fatto imprese e continuano a farla a livelli internazionali elevati, che quindi ci viene a raccontare la sua esperienza e viene a socializzare con quelli che sono i giovani, con quelli che sono start-up innovative, per capire insieme che cosa possiamo fare. Poi dopo lì abbiamo avuto anche una ciliegina sulla torta, perché siamo riusciti ad organizzare anche una serata in cui il rettore dell'Università di Urbino farà una chiacchierata con Brunello Cucinelli. Quindi parliamo di una persona che in questo momento qua sicuramente da un punto di vista imprenditoriale è ad altissimi livelli, però il valore aggiunto per cui noi abbiamo invitato Cucinelli è per i messaggi positivi che lui sa lanciare ai giovani. E io quando dico giovani non intendo i giovani laureati o i ventenni, perché un giovane nell'impresa può essere anche un 45enne che ha perso il lavoro, che deve reinventarsi e che deve trovare il coraggio per cercare di poter ripartire e far ripartire con lui il territorio. Il terzo appuntamento sarà quello che ci vedrà coinvolti il 21 di maggio a Cagli con le residenze creative, quindi un argomento che si avvicina maggiormente proprio al concetto cultura più profondo e cercando di andare a recuperare questo aspetto turistico che appartiene al nostro territorio e che può essere legato proprio a queste residenze bellissime che noi abbiamo la fortuna di avere, come il Castello di Frontone e tanti altri, per cercare di mettere in rete appunto un prospetto culturale. Vi dicevo prima, progetto su cui il distretto culturale sta puntando molto.
il barco. Allora, il comune di Urbania, cioè ad Urbania c'è il barco, che era la residenza estiva dei Duca di Montefeltro, un contenitore importante, storico, bello. Ecco, all'interno del barco il distretto culturale voluto vuol creare la contaminazione fra giovani, sempre in quel concetto di giovani che vi dicevo prima, cercando di poter mettere a contatto quante più esperienze per vedere quello che può nascere. È un progetto molto strutturato, secondo me molto interessante, e mi permetto di dire questo anche perché da diversi anni lavoro nelle politiche attive del lavoro e quindi mi rendo conto quanto sia importante in questo momento in tutti gli ambienti, ma tanto più in quello imprenditoriale, cercare di mettere insieme la gente e di fargli condividere, no, quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza, perché troppe volte noi ci stiamo affossando nella crisi. Dobbiamo togliere questa parola crisi e dobbiamo metterci invece parole come futuro, come innovazione, perché sono queste le parole che ci porteranno sicuramente a farlo riscoprire e rivivere il nostro territorio. Detto questo, mi fermo. Vorrei però ringraziare tutte le persone che oggi interverranno qua e quindi ringrazio Andrea Bordoni della Regione Marche. Le istituzioni sono sempre importanti perché sono quelle che ci danno il filo, no? E quelle che ci danno il supporto. E quindi poter parlare di PSR direttamente con un funzionario della regione per noi è molto importante. Poi Ugo Testa dell'Assam, l'Assam è un'altra associazione, un'altra agenzia che supporta molto i nostri agricoltori e anche noi come istituzioni per prodotti tipici e quant'altro, quindi un altro partner d'eccellenza che siamo contenti di avere qua. Poi Giancarlo Donnini che ci parlerà della dell'esperienza della Cotta, quindi ringrazio anche la Cotta per poterci ospitare. Poi, che altra particolarità di questi incontri? In ognuno di questi incontri noi cercheremo di ospitare una startup, quindi qualcuno che ha cercato un'idea innovativa nel settore di cui parliamo quel giorno, che viene da fuori, che ce ne viene a parlare. E oggi ci ha raggiunto qui a Luna, a Sasso Corvaro, Emanuele Zanini della CEO Quintoa Marche, che ci parlerà della sua startup. Poi arriverà tra poco Maurizio Gambini. Non lo conosciamo. Non lo conosciamo, no, diciamo che oggi qui lo conosciamo come imprenditore, perché noi politici dobbiamo anche mangiare, quindi ci abbiamo anche le imprese, perché oggi con la politica non si mangia, nonostante le nostre stazioni. Comunque Maurizio Gambini, che è titolare di Terra Bio e quindi diciamo una delle figure più di spicco a livello regionale, ma forse anche nazionale per quello che riguarda il biologico. Poi Emilio Spada, titolare di Cao e Spada, che è un'azienda che si occupa di agroalimentare qui della nostra zona. Poi Nilvana Guerra, che è titolare di un'altra azienda agroalimentare di un oleificio qua della nostra zona. E poi, non è portato nel programma, ma Marco Carraro che non poteva essere oggi qui da Milano, alla fine l'abbiamo convinto a annullare l'appuntamento di Milano, perché, ve lo dico subito, è un imprenditore che da Milano ha deciso di venire a Borgo Pace, quindi non poteva mancare oggi, no? Ecco, e la cosa bella è che lui ha lasciato Milano e il suo lavoro con le sue famiglie, poi ve lo racconterà, per coltivare cultura, e penso che questa sia proprio la chiave di lettura giusta per il lavoro che noi dobbiamo svolgere. A questo punto qua ringrazio per ultimo, perché un po' di originalità ci vuole, il sindaco di Sasso Corvaro, perché ci ha ospitato, tutti quelli che collaborano, e spero che il nostro gruppo di questa mattina sia un gruppo fattivo, concreto, perché in questo momento qua ci vuole la concretezza e noi sicuramente la sapremo dare. Grazie. Presidente Pierantoni, come vedete la grinta è quella giusta ed è vero, perché nel gruppo, vi invito poi a frequentarlo, ad andate a unirvi al gruppo Facebook urbinoelmontefeltro.eu e facebook.com urbinoelmontefeltro.de, abbiamo ormai tanti amici che ci seguono e amici con i quali queste relazioni positive e virtuose diventano realtà. Scusa, una cosa veloce. Sì. Volevo salutare e ringraziare anche Raffaella Vagnerini. Siamo in campagna elettorale per le regionali, noi non facciamo campagna elettorale per nessuno, anzi la facciamo per tutti, siamo tutti amici, però vedere la presenza di chi poi potrà decidere qualcosa per noi ci fa piacere. E sicuramente, grazie, sicuramente un buon auspicio.
Io do la parola a Michele Magliani, presidente dell'Unione Montana Montefeltro, che ormai è un giovane vecchio, dicevo, possiamo alzare questa soglia dei 50 anni, 55, sì, giovane, la presidente si è fermato fino a 53, 54 anni, Michele Magliani. La pubertà finisce intorno al 55 più o meno. E pochissime parole, benvenuti nel Montefeltro, questa splendida giornata attunnale. C'è il brulè, tra un po' il brulè, salutiamo Gianluca Carrab che ci ha raggiunto, lo saluto con piacere, anche il nostro amico Rizziero. E, tra un po' arriveranno i tartufi, stasera mangiare le castagne. Sono della giornata, credo sia questa. No, io volevo dire poche cose, non è più nemmeno di una, se non alcune considerazioni. Ha già detto chi mi ha preceduto molto bene alcune cose. La prima è questa: perché noi non siamo capaci di fare politiche di sviluppo? Cioè, se c'è una cosa che ormai è un refrain che sento dire, la crisi. La crisi di 10 anni fa l'hanno prevista tutti. Tutti avevano capito che il modello marchigiano di costruzione delle lavatrici sarebbe andato in tilt. Sono venuti quelli di nome, a Fabriano, 15 anni fa ero presente, forse con qualcun altro, che dice: guardate che voi non potete andare avanti così, che prima o dopo arrivano i cinesi che vi copiano, vi fanno meglio di voi, costa la metà. Ormai gli menano a quelli di Nobisma, no? Perché dici: chi sono questi quattro inforniti che vengono da Bologna, qui ci vengono a spiegare a noi cosa dobbiamo fare? Il problema è che è successo. Allora, noi le politiche di sviluppo come riusciamo a declinarle? Noi in realtà le politiche di sviluppo non riusciamo a farle, questa è la mia amarissima considerazione, però quello che possiamo fare molto più modestamente è che ci sono persone, imprenditori, che sono capaci, che hanno un po' di genio, un po' di astro, riescono a fare delle cose e alla fine queste gli funzionano. Io cito sempre un'azienda del mio territorio, del mio comune, che ce ne sono altre 700 come quella, che non sono più nemmeno diverse da altre, però qual è stato il suo fattore di vincente? Il fatto che ha cominciato a legare il suo prodotto al territorio. Se io produco una cosa in un'anonima zona industriale da qualche parte, non ho nessun valore aggiunto. Se produco delle cose dentro un paesaggio come questo, no? Un contesto come questo, ho un valore aggiunto. Quello che funziona è questo, semplicemente. Per cui credo che l'idea del distretto culturale voluto, alla fine, secondo me, l'idea vera è questa, cioè cercare di riuscire a legare i prodotti, in questo caso oggi parliamo dei prodotti agroalimentari, a un territorio. È quello che dà il valore aggiunto, semplicemente. Sembra, è facile a dirsi, è molto semplice come concetto, bisogna poi declinarlo bene. Allora, credo che stiamo facendo un bel lavoro. Nonostante il mio pessimismo cosmico ormai che mi ha raggiunto, data la mia giovanissima età, comincio a pensare che appunto noi le politiche di sviluppo non siamo capaci di farle, però dobbiamo cercare di provarci, ce la faremo, però proviamoci. Allora ci dovremo provare nel PSR, per quanto io sono un po' critico sul PSR della Regione Marche, lo dico sottovoce perché riconosco, insomma, qualche limite di impostazione c'è. Dovrebbe essere un po' più innovativo. Magari ci proveremo noi col leader, no? Siamo alle vigilie di una nuova stagione e magari ci riusciamo a trovare qualcosa, qualche opportunità in più. E l'idea è sempre semplicissima, legare a favorire le start-up, le imprese innovative, chi arriva a legare questo valore del territorio che il nostro ambiente produce rispetto all'innovazione al prodotto. Dove sia detto così è semplicissimo realizzare un po', ecco, però questo ci sei quelli come te che ci devono dare una mano, no? Perché se no vi paghiamo per questo, certo, non è che vi paghiamo perché siete no. Ecco, io mi fermo qui, grazie Michele Magliani. Presidente, volevi aggiungere due cose? Sì, allora innanzitutto volevo salutare
salutare il direttore dell'ASAM che ci ha raggiunto, Gianluca Carlaps. Presidente, non direttore. Presidente. No, veramente, direttore, sì. No, veramente amministratore unico. Amministratore unico. Se no, il direttore è la Martellini. Gianluca Carlaps, benvenuto, siamo contenti. E tra l'altro, Gianluca doveva essere uno dei relatori di questa mattinata, poi essendo anche lui candidato alle regionali abbiamo deciso di non farlo parlare, ma è pure Maiani, ma è purato molto democratico con lui anche Risiero, quindi tutti quelli che sono i legumi. Sei candidato tu. Io prima mi sono dimenticata, perché era in fondo, di salutare anche Sabrina Petrini, che è la docente di economia della cultura dell'Università di Bologna, che ci supporta in tutte queste nostre attività. E parlando di regione, noi ci abbiamo anche la provincia, anche se lo Stato ce la vuol togliere, per noi è importante, quindi per noi stamattina avere il dirigente delle politiche attive Grandicelli, che è un uomo del territorio, qua ci fa molto piacere, quindi grazie di essere con noi, magari ci verrà fuori anche qualche idea da poter applicare. Grazie, Presidente, vi chiedo la cortesia di lasciare a questo punto il tavolo relatori e chiedo di accomodarci Andrea Borgoni, Ugo Testa e Giancarlo Donini ed Emanuele Zannini, in maniera tale che iniziamo la sessione più tecnica. Approfitto anch'io per ringraziare Sabrina Pedrini, che con noi di CameraWork fa parte del gruppo di coordinamento scientifico. Ringrazio anche Giorgio Mangani, che è qui con noi. Tra l'altro, per chi vuole all'uscita, a parte che tanto è anche online sul sito, c'è una pubblicazione, un paper che abbiamo rilasciato l'anno scorso, che aveva un po' riepilogato tutte le iniziative che erano state fatte sul territorio e che poi sarà integrato con quelle successive. Andrea Bordoni, parlavamo di nuova programmazione, Magliani l'ha un po', come dire, stimolata in questo senso. Siamo all'avvio di una nuova programmazione, la 2014-2020. Ricordo che questo progetto di informazione e comunicazione è all'interno del PSR precedente, quindi è finanziato dal GAL Montefeltro Sviluppo e sta appunto all'interno di questo tipo di iniziative. Ora, se le tecnologie ci aiutano, ma non ci aiutano mai, altrimenti non sarebbero tecnologie funzionali, io do la parola e ringrazio Andrea Bordoni, che ci parlerà sinteticamente, ma abbiamo comunque relazioni attive che ci consentiranno di approfondire i documenti, della nuova programmazione PSR. Andrea Bordoni. Ok, grazie, buona giornata a tutti. Porto quindi il saluto anche della mia direttrice, la dottoressa Martellini, come sapete non è potuta essere qui con voi, ma ha pensato appunto di inviare a noi proprio per parlare sia del PSR, ma in particolare di questo importante nucleo del PSR, che è quella che è l'innovazione, del partenariato. Come i precedenti interventi hanno detto, cioè pensiamo che in questo momento storico, sia dell'Europa in generale, ma dell'Italia in particolare, l'innovazione debba essere messa al centro, anche perché senza innovazione non si cresce, senza innovazione non si progredisce, soprattutto l'innovazione, parlavamo appunto prima, si mette insieme in una relazione quasi che delle volte è incomprensibile, ma poi la si capisce, con i giovani, soprattutto perché quindi la freschezza dei giovani, e quindi che devono animare questo territorio come i territori della nostra regione, si affiancano molto alle iniziative di innovazione. Quindi poi saremo curiosi anche di vedere la startup e l'idea con la quale l'imprenditore di cui si parlava prima poi ha portato avanti e ha avuto successo. Ecco, nel nostro PSR noi abbiamo dato un'importanza particolare all'innovazione, non tanto solo, e lo vedremo, all'interno di una misura che sicuramente avrà il suo peso, ma tanto avendola spalmata un po' in tutte le misure e nel senso delle cose. È vero, dobbiamo dire una cosa vera, che è l'Europa che fra i 6 obiettivi dello sviluppo rurale ha posto al primo posto appunto l'innovazione e la conoscenza, anche perché ha compreso che questo nostro vecchio continente
se non va sull'innovazione, se non si rinnova, se non ha delle idee vincenti, magari anche come diceva prima il sindaco, non c'è bisogno di fare così fare delle rivoluzioni, ma anche delle piccole idee e soprattutto che abbiano un rispetto, un rispetto del territorio e anche una capacità di poter essere sostenibili. Penso che questo sia la novità e la cosa che noi dobbiamo portare avanti. Adesso ovviamente cercherò di andare anche sul tecnico per in qualche maniera dare dei punti a coloro che poi dovranno mettere in pratica sul territorio l'idea del PSR. Allora, queste che vedete sono tanto per far comprendere come le regioni, la nostra regione, cioè viaggia su una complessità di una nuova programmazione. Voi vedete che il primo pilastro è la PAC, quindi tutti gli aiuti, no? Dei pagamenti diretti, organizzazioni comuni e mercato. Pensate che la nostra regione ha circa 800-900 milioni di euro in 6 anni, quindi voglio dire, stiamo parlando di 150 milioni l'anno, e questa è solo agricoltura, non è... Poi altri 500-600 milioni per quanto riguarda il secondo pilastro, quindi sarebbe il PSR, per poi non parlare degli altri fondi, no? Quindi abbiamo il FESR, l'FSE, il FEAMP, qui non ci interessa molto, ma comunque quello della pesca, per dire che è un momento molto molto importante. Entrando sul PSR, noi come sapete abbiamo approvato il nostro PSR a luglio del 2014, poi abbiamo avuto delle osservazioni, adesso proprio in questi giorni, prima comunicavo col dottore Bisogni proprio perché questa sera vorremmo mandare le ultime parti alla commissione, e noi riteniamo che il Consiglio regionale, ovviamente voi sapete che queste sono cose diciamo straordinarie perché deve essere approvate tutte le modifiche, quindi pensiamo che entro il 15 maggio, forse anche prima, riuscirà ad approvarlo. Quindi a questo punto siamo nella dirittura d'arrivo per questo PSR, che speriamo che entro giugno o luglio possa avere la sua approvazione da parte della Commissione. Allora, quelle che vedete qui sono le strategie del nostro PSR, e vi volevo far notare come molte di queste strategie riprendono un po' le cose che sono state dette dai chiamiamoli politici, ma comunque coloro che lavorano in questo territorio proprio per promuoverlo e per migliorarlo. Allora, la riqualificazione del sistema della conoscenza, quindi tutta la parte dell'innovazione, la competitività delle imprese, però sempre le start-up, vedete, come qualcosa non di residuale, ma come punto importante, come strategia. Quindi le aggregazioni, vabbè, questo lo sapete meglio di me che oggi se non ci si mette insieme difficilmente, penso che voi lo state facendo, l'impatto ovviamente sul territorio importante a livello dell'ambiente, il dissesto idrogeologico, io mi dovete scusare ma abbiamo fatto una strada con Ugo, qui effettivamente è tutta una frana, quindi questa non è un'emergenza, questa ormai è diventata una priorità assoluta. Ecco, allora, nel PSR, che ovviamente non c'ha la capacità di risolvere tutto, adesso guardo il dirigente della provincia che meglio di me conoscerà vita, morte e miracoli su queste cose, però forse qualcosina a livello di interventi sul territorio possono essere fatte, magari con, poi vediamo, e abbiamo anche un'innovazione particolare di cui se abbiamo tempo parliamo. Favorire quindi lo sviluppo ovviamente economico e l'occupazione nelle aree. Queste sono le misure PSR, ovviamente prima mi diceva Federica, dice ma perché non c'è la 17? Perché questo è tutta roba, non è solo me. La 17 mi porta la sfortuna, non ce l'hanno messa, è vero.
Quindi sono le misure del PSR, dove vedete la prima misura sono tutto quello che riguarda la formazione e l'informazione, la seconda è la consulenza, quindi sono i consulenti che possono in qualche maniera favorire in questo caso anche l'innovazione, i regimi di qualità che conoscete meglio di me, DOP, IGP, QM eccetera. Gli investimenti, qua gli investimenti sono le vecchie misure 121, 123 eccetera, quindi gli investimenti nelle aziende agricole, nelle imprese di trasformazione, poi tutto quello che riguarda le calamità, perché adesso è tutto dentro il PSR, poi lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, questa è una misura nuova su cui vorrei fare una piccola sottolineatura. Che cosa vuol dire questa? Questa è la misura dei giovani in particolare, 6.1, che è quella che conoscete, quindi l'inserimento di giovani agricoltori. Ma poi ci sono tante piccole attività che possono essere fatte extra agricole dentro il mondo rurale, e qua dentro ci sono risorse sia per iniziare che per portare avanti queste. Non stiamo parlando dell'Ariston, cioè stiamo parlando di adesso, scusate, la contaminazione, ma è proprio piccolissime, piccole cose che però micro, che però stanno dentro il territorio e che in qualche maniera possono favorire quindi lo sviluppo dell'area rurale, anche se non è agricoltura, ok? Poi dopo, se volete, le vedremo, ma comunque sapete meglio di me quali sono. Poi, vabbè, tutta la parte dei pagamenti agroambientali, che sono agricoltura biologica, le riconversioni, le biodiversità, questa qui ci andremo veramente forte. L'indennità Natura 2000, che quindi sono SIC, ZBS, qua molti di voi conoscono, quindi favorire sia in termini di priorità che in termini proprio di azioni sul territorio, queste aree, poi e ci sono anche l'indennità a favore delle zone soggette a vincoli, questa è la cosiddetta indennità compensativa che favorisce, no? Quindi sia tutta la parte dell'uomo e il territorio, e quindi la permanenza dell'uomo sul territorio. In particolare noi l'abbiamo legato, come sapete, anche alla zootecnia, perché pensiamo che comunque la zootecnia possa essere una valida risorsa da una parte, ma anche che si integri bene con quella che è la gestione del territorio. Vabbè, benessere degli animali ovviamente, così, poi i servizi silvoambientali, che sono come quelli agroambientali, cioè invece a livello agricolo, agricoltura biologica eccetera, sono tutto quello che può essere fatto a livello ambientale sulle foreste, quindi sulla silvicoltura e le foreste, la cooperazione che adesso non vi dico perché poi ne parliamo abbondantemente, perché è la parte proprio dell'innovazione, il sostegno leader, questo lo conoscete molto molto meglio di me, e qui sono state fatte delle innovazioni, ma l'impostazione resta. Perché resta? Perché poi si è visto a livello non italiano e marchigiano, ma a livello comunitario, che comunque ha dato i suoi frutti. Poi certo, diciamocelo, la capacità di coloro che stanno sul territorio di fare leader è diversa, perché noi abbiamo delle eccellenze, ci hanno fatto conoscere le eccellenze francesi che effettivamente fanno la differenza, ma la differenza non è che la fa tanto il territorio, ma la fa poi gli uomini che in qualche maniera, gli uomini e le donne che vanno a realizzare questi sistemi leader. Vabbè, l'assistenza tecnica che è più funzionale. L'altra cosa, sempre del PSR, poi entriamo nell'innovazione, che vi volevo dire, che questo piano di sviluppo rurale dà molta importanza a quella che sono le aggregazioni. Perché? Perché l'Europa ha dato proprio un obiettivo particolare e ha detto: signori, o vi aggregate oppure a un certo punto le risorse non ve le diamo più. Perché? Perché abbiamo visto che tutte queste singole iniziative qua e là praticamente non portano a nulla. Ecco che allora noi abbiamo già nel precedente piano sviluppo rurale
puntato fortemente sulle filiere. È vero una cosa, siamo arrivati un po' in ritardo, sicuramente ci abbiamo avuto, sai, come non so, quando un motore deve partire, un'iniziativa deve partire, un pochettino siamo stati un po' frenati all'inizio, bisogna che l'autocritica la facciamo noi stessi. Qual è stato il freno? Il freno purtroppo è stato magari le regole amministrative, un po' di burocrazia, un po' di procedure. Ora ci siamo, come tutte le cose, messi in riga e abbiamo fatto una bella buona semplificazione. La nostra dirigente, la dottoressa Martellini, ha lavorato in maniera proprio specifica su questa cosa e oggi pensiamo che siano molto più facile l'approccio verso gli interventi di filiera. Quindi interventi di filiera, accordi agroambientali per rischio quindi idrogeologico, quindi io pregherei questo territorio che è stupendo a prendere visione di quali che sono le opportunità per realizzare appunto questi accordi, gli accordi agroambientali che già conoscete sulla biodiversità, sull'ambiente, accordi agroambientali per la tutela delle acque, la tutela dei suoli e poi i progetti integrati, i PIL di cui parlavamo prima nei progetti LIDA. Allora, dopo questo excursus sul PSR, che però io penso che vi abbia dato un po' già un'impostazione, no? E qual è? Allora, da una parte noi abbiamo le risorse, poi abbiamo la comunità che ci dà 5 e 6 obiettivi particolari, la regione che si è data delle strategie particolari, no? Cioè nel senso che già definite, adesso poi possono essere più o meno giuste, criticabili, eccetera, però in qualche maniera ha fatto delle scelte. E poi delle misure che andremo a realizzare una per ciascuna. Sono circa 600 milioni di euro di contributo che dovranno andare a mettere in moto qualcosa come più di 1.200 milioni di investimenti e comunque diciamo di cose che vengono fatte, realizzate sul territorio. Quindi voglio dire, comincia a essere per il nostro territorio una bella realtà. All'interno del nostro PSR, quindi entriamo nell'argomento di oggi, è quello dell'innovazione. Allora, l'innovazione ha uno spazio come diciamo all'interno di una misura specifica, che è la misura 16 di cui dicevamo prima, ma poi viene ad essere splittata anche su tante altre misure. In che modo? In un modo molto semplice, dando priorità, e ne parlavamo prima delle start-up, per esempio nell'ammodernamento delle aziende agricole io faccio un investimento, ma potrei fare investimento innovativo e non innovativo. Ecco, allora l'investimento innovativo, la start-up ci avrà comunque una priorità. B. Un'intensità d'aiuto maggiore, cioè se a un certo punto quell'iniziativa è il 40%, io posso dare invece magari un 10% in più, un 5% in più, fino a un 20% in più. Okay? Quindi questo è, diciamo, la motivazione per cui noi abbiamo quindi innovazione come misura e innovazione come le altre misure. Allora, quindi adesso andiamo a vedere queste misure e le vedete qui sullo schermo. Cioè noi abbiamo quindi la misura 16 che sarà, di cui adesso parleremo, che sarà, e le sottomisure 16.1 e 16.2 che saranno proprio specifiche per la costituzione dei cosiddetti operational group, quindi gruppi operativi che vanno a fare partenariato e progetti di innovazione, e poi tutto quello che riguarda progetti pilota, progetti innovativi, miglioramenti per quanto riguarda la logistica, eccetera, eccetera. Poi l'innovazione va anche a sovrapporsi e quindi a lavorare insieme a quelle che sono le misure 1, che è il trasferimento delle conoscenze dei sistemi dell'informazione, cioè quella che voi conoscete come informazione e formazione, e quella che
che oggi conosciamo la misura 2, che è la consulenza. Quindi è ovvio che queste lavorano a stretto contatto tra di loro, perché non c'è innovazione se non c'è trasferimento, non c'è innovazione se non c'è informazione, se non c'è formazione, non c'è innovazione, secondo noi, se non ci sono dei consulenti bravi, preparati, che vanno sul territorio e che quindi mettono, cioè fanno fuoriuscire le idee, perché le idee magari innovative ce l'hanno gli imprenditori, ma il consulente ha proprio questa capacità di magari mettere insieme un partenariato e far fuoriuscire le idee innovative che possono essere vincenti. Poi gli investimenti, ovviamente l'ho detto prima, che so, l'ammodernamento dell'azienda agricola, se c'è un'innovazione verrà favorito. La stessa cosa è lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, quindi la misura 6, dicevamo, tante piccole iniziative. Iniziative, attenzione, non sono quelle del 6, volevo dire, la misura 6 non è solo quindi agricoltura e giovani, ma è tutto quello, cioè, per esempio l'innovazione sociale, tutto. Noi oggi abbiamo longevità attiva, agri nido, oppure anche animazione sociale dei territori, cioè quindi tutte queste iniziative possono essere fatte anche in forma innovativa. Cioè, quindi ecco, poi la misura 8, che è tutta la misura della forestazione, quindi come la misura 4, che invece è l'agricoltura, ovviamente si può avvantaggiare dell'innovazione. Queste sono le priorità tematiche che la regione si è data per quanto riguarda l'innovazione, e se vedete penso che siano molto in linea con quello che abbiamo detto prima, no? Quindi tutte le tecniche ovviamente di coltivazione, allevamento, che vanno alla sostenibilità, trasformazione dei prodotti, sicurezza, eccetera. Poi la minor consumo d'acqua, prodotti chimici ed energia, la sicurezza e la sobrietà, l'adattamento ai cambiamenti climatici. E poi un'altra cosa che secondo me su questi territori è importante è la valorizzazione delle biomasse, che, attenzione, non è quello di andare a coltivare per fare l'energia, ma quello di valorizzare quello che c'è sul territorio, anche in termini per esempio di sottoprodotti, no? E con idee innovative andare a mettere insieme il sottoprodotto, valorizzarlo e andare a captare quella che è un'esigenza a livello energetico. Quindi se io devo, per dire, posso scaldare una scuola, una piscina, con magari dei sottoprodotti, e c'è, e noi abbiamo visto, ci sono delle idee innovative che riescono anche a, non dico a portare alle emissioni zero, perché poi non bisogna dire cose che non sono vere, ma che portano a delle emissioni proprio fortemente abbattute rispetto a quelle che sono al passato. Ecco qua l'innovazione, quindi l'innovazione è nel processo, ma anche nella singola particolarità tecnologica. Questi sono i vari settori su cui noi possiamo andare a lavorare, ma prima che Camera Worker mi tolga il microfono, non me lo può togliere perché non ce l'ho, però mi tolga la parola. So che la tematica è inesauribile e sicuramente il contesto non lo consente, però alcune pillole su un intervento così importante per il nostro sostegno non potevano mancare. Infatti, chiedo solo la cortesia di... Però vi voglio far vedere, allora tolgo questo qui, vi voglio far vedere questo tavolino perché? Perché rappresenta l'idea di come noi pensiamo il partenariato e di come noi pensiamo l'innovazione. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che da una quello che diceva Magnini prima, sindaco di Sassuolo, Magliani, scusi, però che Macotono dice, noi dobbiamo pensare sempre alla crisi, bla bla bla, bla. Ma andare a vedere quali sono le problematiche e farsi di dare delle risposte. Ecco, qua è la stessa cosa, noi dobbiamo partire da problemi concreti che ha l'agricoltore, che ha le imprese, un insieme di imprese, eccetera, e andare a dare delle
praticamente delle risposte che sono delle idee innovative, che poi lo sentiremo, penso, a chiara voce dall'imprenditore, no? Che magari hanno funzionato. Ecco perché noi, per esempio, una cosa che vogliamo fare è istituire un po' degli innovation broker, diciamo delle figure tecniche che vadano proprio a scoprire quello che c'è sul territorio, anche di idee innovative, e poi ovviamente portarlo a scala imprenditoriale. L'altra cosa che vi volevo far vedere è questa. Allora, che come questo tavolo che si mette insieme, quindi avete visto prima chi ci può essere, no? L'università, le imprese, l'ASSAM, le associazioni, eccetera. Ognuno di loro però può fare qualcosa per andare a fare che cosa? A rispondere a quelle esigenze e a quella problematica che noi avevamo valutato. Quindi questa è, diciamo, l'idea innovativa, quindi partire da un problema concreto, mettere insieme le persone, mettere insieme le istituzioni, mettere insieme le imprese che possono in qualche maniera poter far qualcosa su questa problematica e arrivare alla soluzione. Vedete che non a caso ho fatto il problema della coltivazione dell'orzo biologico per la produzione della birra locale, quindi ho fatto apposta questo esempio per dire come l'università, per esempio, può fare alcune iniziative, l'ASSAM può fare il laboratorio, l'impresa fa la produzione dell'orzo, eccetera, eccetera. Quindi poi ci sarà qualcuno che andrà a trasformare l'orzo in malto, eccetera. Quindi tutta questa cosa, questo piano di questo gruppo operativo va a rispondere a un'esigenza, ma poi diventa una realtà vera, vincente e innovativa che diventa poi a scala, noi chiamiamo uno a uno, cioè nel senso che poi può essere applicata e collaudata sul territorio. Ecco, io direi. Io ti ringrazio, Andrea, perché ovviamente la matematica enorme, tra l'altro riguarda tutto prossimo dei nostri territori, parliamo di risorse assolutamente rilevanti, e quindi costringere, insomma, in un intervento di un quarto d'ora sicuramente è stato difficile. Però tutti i documenti sono linkabili, appena ci sarà il piano operativo non faremo altro anche noi come Distretto Culturale Culto di Urbino Montefeltro di collegarli, e chiaramente noi stiamo lavorando per creare un contesto che sia un contesto di aggregazione tra i bisogni di impresa, di consumatori, tra l'innovazione di qualche imprenditore e ovviamente la sinergia degli attori istituzionali locali che possono supportarla. Ha introdotto l'ASSAM, l'Agenzia Regionale dell'Agricoltura, che è il braccio operativo della Regione Marche, in particolare del Servizio Agricoltura, che ringrazio Ugo Testa che è qui con noi, che di fatto anche sull'innovazione e anche sulle frontiere di sviluppo ci è da molto tempo, le sta presidiando. Ugo Testa. Grazie per l'invito a partecipare a questa mattinata, a questo importante momento di riflessione su quello che è l'innovazione e la ricerca nel settore agroalimentare. Non posso portare i saluti all'amministratore perché penso che sia fuori. Perché lo fa da solo. Il nostro direttore, la Martellini, è già stato citato tante volte, quindi in qualche modo sono stato anche indicato dalla stessa Martellini come presenza e come partecipazione. Parlare di innovazione dopo il collega Andrea Bordoni non è facile, perché Andrea si occupa e segue da tanto tempo questo tema, l'innovazione nel settore agroalimentare, e quindi mi sono trovato un pochino in difficoltà quando ho pensato cosa vado a raccontare. E quindi ho pensato di raccontare un pochino quello che fa l'ASSAM, quindi portare degli esempi pratici di innovazione, andare un pochino sul concreto. E nella mia presentazione volevo soltanto indicare quelli che sono, secondo me, alcuni punti, alcuni concetti fondamentali, che poi vedrete si sovrappongono con le cose che Andrea ha già detto, perché effettivamente gli aspetti da valorizzare sono sempre quelli. Innanzitutto, la cosa che tengo a sottolineare è che innovazione non è più
una possibilità, è diventata un'esigenza per le aziende. Prima il sindaco sottolineava come c'è un ritorno anche da parte di giovani al settore primario. Beh, io vi assicuro che comunque il lavoro in agricoltura, il lavoro in campagna è un lavoro complesso, cioè tanto lavoro e i soldi ce ne stanno pochi, non c'è la capacità di reddito che ci sono in altri settori, nel settore pubblico o in altri settori, il terziario eccetera, quindi è vero, mi capita a me il fine settimana di andare a gestire un piccolo pezzo di oliveto, tanto lavoro, e poi ti capita un'annata come quello dell'anno scorso con la mosca che fa sfracelli, le piogge di luglio, vedete i cambiamenti climatici come vanno a incidere poi sulla produzione, tu lavori tutto un anno e ti ritrovi con un pugno di mosche, è il caso di dire in questo caso, forse anche più di un pugno di mosche, quindi tanto lavoro e il reddito non è garantito, quindi è importante che quando si inizi un'attività di questo tipo si abbiano le idee ben chiare, si sappia esattamente dove si voglia andare, ma soprattutto si sia coscienti che non si può più pensare all'imprenditore di una volta. Io non so se vi ricordate, ma 30 anni fa, 25, 30 anni fa, forse anche meno, si dava come rimedio, come soluzione delle problematiche del settore primario l'economia di scala. Cioè l'azienda agraria per poter guadagnare doveva avere dei numeri, delle superfici, degli allevamenti, di una consistenza minima che consentisse di ottenere un reddito, no? Io, laureata all'agraria a Piacenza, mi ricordo il mio professore di estimo che metteva fra le sue slide le superfici medie delle aziende agricole italiane. L'obiettivo qual era? Quello di arrivare a superfici di maggiori dimensioni. Oggi questo tema non è poi più così presente nelle tematiche, negli approfondimenti che si fanno. Perché? Perché ci si è reso conto che non è soltanto la dimensione importante. Certo, per un certo tipo di agricoltura la dimensione, l'economia di scala continua ad essere importante, però c'è qualcosa di più. L'azienda dove siamo chiaramente lo dimostra, e tante altre aziende marchigiane lo dimostrano, con pochi ettari si riesce a fare reddito, si riesce a stare sul mercato e si riesce, un altro tema caldo, caro e caldo delle politiche comunitarie, è quello di creare posti di lavoro. Quindi come si riesce a fare tutto ciò? Innovando. E l'innovazione nell'ambito di quella che è la multifunzionalità, quindi non soltanto la produzione primaria, ma pensare a un'azienda agricola che è, come diceva ormai anche Andrea, anche il piano di sviluppo rurale andrà a valorizzare questi aspetti della multifunzionalità con un approccio dal basso. Ricerca e innovazione non devono soltanto provenire dal barone accademico che ha il suo pallino, quindi investe risorse per riuscire a tirar fuori risultati che spesso e volentieri poi questi risultati, magari qualche pubblicazione, poi vanno a finire nel cassetto e nessuno utilizza. No, ora tutti ci chiedono, ce lo chiede il PSR, ma ce lo chiedono anche altri programmi comunitari, che ci sia un approccio dal basso, cioè che comunque queste esigenze di ricerca, di sviluppo, di valorizzazione delle idee vengano proprio dal basso, e per questo ruolo fondamentale, poi ve lo dimostrerò anche con un esempio pratico, sono le reti, i gruppi operativi, chiamiamolo come vogliamo, mettere insieme tutti quelli che sono i possibili stakeholder dell'innovazione, dall'imprenditore, l'agenzia dei servizi, gli enti locali, le università, quindi chi fa ricerca, le organizzazioni professionali. Questo è importante e fondamentale. Quale tipo di innovazione? Innovazione, questo basta fare una ricerca su internet, no? di questi
di questi concetti ne troviamo veramente a valanga. Io ho riportato una lista che sicuramente non è esaustiva delle possibilità delle tipologie di innovazione, e su questi voglio farvi degli esempi, attività dove l'Assam sta lavorando. Cominciamo con l'innovazione tecnologica, e in particolare iniziamo con un progetto che a noi dell'Assam in qualche modo ci rende abbastanza orgogliosi, perché è un progetto Horizon iniziato non più di 2 mesi fa. C'è stata la prima riunione dei partner terminata la settimana scorsa, venerdì scorso, in Germania. È un progetto, ripeto, finanziato questo programma Horizon, un programma di ricerca e innovazione che ha una dotazione nei 6 anni, 2014-2020, di circa 80, poco meno di 80 miliardi di euro. Quindi voi capite come sia veramente una cosa estremamente importante e corposa. Un programma che in qualche modo, rispetto a quello che succedeva nel periodo precedente, è stato modificato sostanzialmente. Oggi nelle proposte progettuali la Commissione pretende che ci sia l'utilizzatore finale della ricerca, quindi non è soltanto università, in fondo questi programmi sono rivolti principalmente a chi fa ricerca, ma pretende la Commissione che ci siano utilizzatori finali, quindi gli imprenditori, chi poi andrà a valorizzare, a trasformare questi risultati della ricerca in posti di lavoro, in reddito. E questo sicuramente è una trasformazione estremamente importante. Questo progetto, dove noi facciamo parte del partenariato, progetto Flourish, di altissimo livello tecnologico, quindi qui ricadiamo proprio in quello che può essere definito come la punta di diamante dell'innovazione tecnologica, l'utilizzo di sistemi robotici ai fini del controllo della gestione delle colture, quindi l'utilizzo di droni non soltanto per azioni militari. Ormai siamo sempre più spesso abituati a sentire sui mezzi di informazione l'utilizzo di violenza, di istruzione che viene fatto con queste macchine, la possibilità di utilizzarli per andare a controllare delle culture. I tedeschi hanno individuato come cultura la barbabietola da zucchero, che voi sapete meglio di me che qui nelle Marche ha perso purtroppo molta della sua importanza. Quindi noi comunque siamo riusciti come Assam a chiedere di inserire altre culture importanti nella nostra regione, in particolare abbiamo inserito il girasole, quindi la possibilità da parte di questi droni di volare sopra gli appezzamenti delle culture, riconoscere quelle che sono le erbe infestanti, comunicare con dei veicoli a terra, ugualmente dei robot, che vanno a fare delle azioni mirate su quelle erbe infestanti, in modo tale da non costringere l'operatore a fare un trattamento su tutta la superficie. Questi trattamenti possono essere o di tipo chimico, poi questo nel corso del progetto verrà evidenziato, quindi trattamenti o di tipo chimico o di tipo fisico, come l'estirpazione, come il tiro di serbo, quindi con, voi capite, anche un beneficio per l'ambiente notevole, il risparmio degli input chimici. È stato detto, no? Quanto sia importante l'innovazione per raggiungere anche una maggiore sostenibilità del comparto agricolo. L'Assam è stata individuata come utilizzatore finale appunto di questi risultati. Quando vi dicevo, no, il programma Horizon prevede che ci sia un utilizzatore finale, bene, noi come agenzia non facciamo altro che un pochino raccogliere quelle che sono le necessità del comparto primario, e proprio per questo faremo il testaggio, le azioni di testaggio di queste tecnologie verranno fatte fra le altre aree anche nella nostra azienda sperimentale di Iesi. Non c'è ancora un sito web, ma a breve ci sarà verrà pubblicato il sito web di quel progetto Flourish, dove man mano potranno essere andati a visionare tutti i risultati conseguiti. Un'innovazione di processo, qui vi porto un esempio semplice.
giù nell'Ascolano ci sono diversi produttori di fragole, no? Questo è il periodo delle fragole. Bene, i produttori di fragole producono in modo convenzionale, la fragola è un prodotto estremamente suscettibile a malattie da insetti, attacchi da insetti, attacchi fungini. Tentare di produrre biologico è complicato, in Emilia ci riescono. Da noi gli agricoltori si rifiutano perché occorre effettivamente una capacità imprenditoriale, tecnologica, di conoscenze non comune. Bene, c'è il mercato. I distributori, la grande distribuzione organizzata dell'Ascolano richiede fragole biologiche. Gli agricoltori non sono in grado di fornire, di dare questo prodotto. Allora qual è la funzione dell'ASTAM? Quella che vedete nella foto. I miei colleghi stanno facendo prove, mettendo insieme tutti gli input, tutte le variabili della produzione, le varietà, la concimazione, l'irrigazione, il controllo dei parassiti, in modo da riuscire a creare un modello che sia poi replicabile nelle aziende degli agricoltori. Qua vi porto due semplici foto che mi ha gentilmente passato proprio l'altro giorno il collega Albanesi. Vedete due varietà collegate in biologico, quella a sinistra, una varietà ottima che si presta perfettamente, sinistra, che si presta perfettamente a questo tipo di coltura, mentre quella a destra che sicuramente non è adatta. E voi considerate che poi su queste varietà andranno testati tanti altri fattori della produzione. In effetti per il semplice agricoltore non è semplice, non è facile trovare delle soluzioni per produrre biologico, fragola biologico. Questo è possibile per l'ASTAM, ed ecco che da un'esigenza di chi vende, quindi della grande distribuzione organizzata, l'ASTAM riesce a, in qualche modo ad essere da filtro. Altro progetto interessante, questo è un progetto della Regione Marche, è un LIFE. Qui è un'innovazione di prodotto, perché quello che si vuole ottenere è un qualcosa concettualmente nuovo. Oggi noi siamo abituati, chi semina grano, in particolare qui si parla di grano duro, è abituato a prendere una varietà che è stata selezionata in qualche ambiente dell'Italia o di altre regioni europee, seminarlo nell'ambiente dove si trova, cercando poi di controllare i fattori ambientali in modo tale che quella varietà riesca a dare e a sviluppare il massimo della produzione. Questo progetto inverte questa filosofia. Io vado a costituire una varietà proprio per quell'ambiente, partendo dalla biodiversità che comunque è stata nel corso del tempo messa da parte, in particolare dall'istituto di Caltagirone per la grande agricoltura, che è tutto finito, e riesco a ottenere delle varietà locali di grano duro, anzi varietà aziendali, che si prestano perfettamente a quelle condizioni ambientali e di terreno, varietà che poi mi danno dei prodotti di qualità superiore, perché comunque ottimi per la pastificazione, che magari hanno anche meno effetti a livello di resistenze celiachia, eccetera. Il progetto prevede la presenza anche di 4 aziende che vadano a testare, a fare un pochino azione di pilotaggio. Indovinate dove l'abbiamo trovate queste 4 aziende? Sono comprese fra Cagli, Montegerignone, Sasso Corvaro e Urbino, quindi sono proprio qua in questa area. Il progetto è partito già da diversi mesi e ecco qua vi ho sottolineato la parola nutraceutica. Questo deve diventare, secondo me, lo slogan degli imprenditori agricoli per il futuro. È un termine che sempre di più, un argomento che sempre più interessa il consumatore. È verso questi temi che occorre lavorare. Questo è il sito già presente. Innovazione di prodotto, la fava, semplicissima, proprio di questo periodo. Cosa ci si fa con la fava? Ci si mangia il pecorino, non solo. Guardate questo imprenditore, anche qui del Pesarese, cosa è riuscito a farci con la fava? Farine, fave secche, pasta, fave sott'olio. Non avete idea di quanto siano buone. Non vorrei fare la promozione e pubblicità a questo prodotto, a questo imprenditore, ma da un prodotto così semplice, con un po' di fantasia, nell'ambito di una rete, di un gruppo. Perché questo è importante?
perché non a caso questo progetto nasce proprio nell'ambito di un gruppo di agricoltori custodi, un gruppo che è sostenuto e supportato da università, cioè in mezzo all'agenzia, e questo ha, come vedete, un effetto positivo nel promuovere, nel sviluppare queste idee. All'interno di questo gruppo di agricoltori custodi, queste idee hanno anche, in qualche modo, si contagiano gli agricoltori uno con l'altro, ognuno ci mette del suo, dalla ricerca storica e della tradizione di qualcun altro sviluppa e riesce a dare un qualcosa in più. Quindi vedete come in qualche modo questo è un pochino precorrere quello che Andrea Bordoni diceva prima, no, dei gruppi operativi, perché all'interno di questo progetto, che poi è finanziato col PSR sulla biodiversità, in qualche modo un gruppo si è già costituito e i risultati si vedono, ecco l'importanza di questi gruppi operativi. E infine, velocissimamente, perché sono il direttore, il rischio di licenziamento se non parlo di questo tema, è quello dell'innovazione sociale. Innovazione sociale dove la Regione Marche è sicuramente leader a livello nazionale, io direi anche di più a livello europeo, con tutto quello che sta realizzando, anche nell'arco di pochissimo tempo. Agricoltura sociale, non ci inventiamo nulla, io l'ho chiamata retroinnovazione, cose che nelle nostre aziende sono sempre successe. I bambini gestiti, bambini del vicinato gestiti da una sola persona, anche a me è capitato da piccolo, quando mia mamma lavorava io stavo dalla vicina che no, mi guardava, no, tra virgolette. Bene, oggi in questa multifunzionalità è stato riportato questo tema del sociale, però è stato riportato, attenzione, mettendo insieme esperti che provengono da settori diversi, creando dei format di qualità, e questo crea un modello che abbiamo creato, che ha creato la Regione Marche, sulla Green Hill, sulla longevità attiva, sull'orto come momento di incontro, momento sociale, e ribadisco l'importanza da questo punto di vista della formazione, quindi faccio anche un pochino di promozione per l'attività dell'ASSAM, un corso sull'agricoltura sociale dal 10 al 18 giugno, dove questi temi dell'agrimito, della longevità attiva verranno approfonditi. Quindi, grazie Ugo Testa, ringrazio perché ci aiuta anche a introdurre adesso, insomma, io ringrazio in particolar modo le aziende, la Cotta perché ci ospita, con Giancarlo Comini ed Emanuele Zanini che parlerà di una traduzione di questa innovazione e che ci accompagna verso questo percorso. Ugo Testa non l'ha detto, ma lo posso dire io, l'ASSAM è anche un'eccellenza in questo senso, perché vincere alcuni progetti europei all'interno di alcuni programmi come Horizon è veramente difficile, e il fatto che alcuni soggetti della nostra regione ci riescano vuol dire che possiamo fare filiera con loro, condividere queste esperienze e diventare più forti. Giancarlo Donini, grazie per l'ospitalità, che ci racconta un po' come questa impresa è diventata da un sogno realtà. Innanzitutto volevo ringraziarvi di aver scelto la nostra location, perché a volte ci si mette il cuore e la passione nelle cose, però voglio dire, quello che raccontano gli occhi quando si vedono le cose sono completamente diverse dalle parole che posso enunciare io. Perciò questo mi fa enormemente felice, a me e all'azienda che rappresento. E niente, il titolo anche per cercare di ottimizzare un po' i tempi, anche perché non vorrei qui fare un monologo, non mi interessa questo, voglio dire. Poi vedo che il titolo sotto il mio nome è La storia di un'impresa nata dalla passione e dal forte legame col territorio. Innanzitutto, come è nato il progetto La Cotta? La Cotta è nata per volontà di Francesco e Gigi, che poi sono quelle due persone qua dietro in fondo, che sono anche zio nipote, che sono i mastri birrai dell'azienda. E Francesco da ragazzino fece la prima birra nella vasca da bagno, alla tenera età di 13 anni già gli piaceva l'alcol, insomma era già nel suo settore. Mentre invece Gigi viene da un'esperienza, io lo chiamo Gigi, viene da un'esperienza nel settore del tessile, che, come diceva prima anche la presidente della comunità montana, la Pierantoni, ha subito nel nostro territorio un trauma non di poco conto e si è dovuto reinventare a livello di imprenditore. E hanno deciso di mettere in piedi questa azienda che si chiama La Cotta, che è nata in questa struttura che stiamo occupando.
Dopodiché, con varie vicissitudini, si è costruito un vecchio fienile che c'è qui accanto, che vedevate appena siete arrivati in cima, quello color verdino, il birrificio. La birra veniva fatta internamente, veniva fatta qui, solo era un pub, praticamente veniva servita qui dentro. Dopodiché si è visto che c'era comunque del valore aggiunto e si è iniziato la produzione della birra per le bottiglie, con la relativa, siamo arrivati a quest'anno che siamo circa 200.000 bottiglie. Rappresentiamo buona parte del territorio nazionale e abbiamo cominciato a esportare la birra in America, e il 21 siamo in Russia, l'abbiamo esportata in Australia. Come? Iniziamo a muoverci un pochettino con tutte le varie difficoltà. E perciò la passione, questo è il valore aggiunto. Io è vero che noi non dobbiamo scordarci che stiamo attraversando, tutti usano questa parola, io non la volevo utilizzare, però c'è la crisi, dobbiamo dire la verità. Ma a noi non è questo che ci spaventa, la crisi purtroppo può essere, si può vedere anche la crisi per cogliere delle grosse opportunità. E noi ci stiamo rendendo conto che la crisi in Italia comunque ha un suo strascico, perché voglio dire, ci sono difficoltà con i fornitori, soprattutto con i distributori che hanno difficoltà di reperire i soldi. Poi alcuni utilizzano il momento di difficoltà, qualcuno realmente lo sta anche vivendo. Stiamo guardando con interesse, voglio dire, il mercato estero, ma comunque siamo dell'idea che, essendo italiani, essendo marchigiani, vogliamo vendere anche il nostro prodotto in Italia. E il territorio, il forte legame col territorio, io penso che non ci sia meglio di girare la testa sulla vostra sinistra, noi di qua invece sulla nostra destra, e vi rendete conto perché siamo legati a questo territorio. Penso che il territorio parli da solo. Siamo in una terra molto ricca di arte, storia e cultura. Anche prima il sindaco di Sassocorvaro Daniele raccontava un po' dei Salvatori dell'Arca dell'Arte, ma voglio dire, abbiamo una rocca bellissima qui a Sassocorvaro, e secondo me in un momento così il fatto di portare la gente in questo territorio serve a far conoscere che, oltre l'importanza delle grandi aziende che ci sono nella regione Marche, ma anche in Italia, dobbiamo capire che il valore aggiunto della nostra nazione non sono le grandi aziende, ma sono le piccole attività produttive. L'esempio marchigiano, mi ricordo che era stato portato come esempio in Inghilterra, perché era un valore aggiunto il modo in cui lavoravamo noi in Marche, perché era tipo un grosso formichiere dove tutti sono presi dal loro lavoro, dalla loro passione. E questo qui è quello che noi stiamo facendo, con tante difficoltà, perché prima non so chi era intervenuto dicendo che sono diventate le frane ormai un'abitudine di questo territorio. Diciamo, noi la strada che ci porta su qui alla cotta l'avete già vista, no? Noi stiamo attraversando, e poi con l'impegno anche degli amministratori, un momento un po' difficile, perché tutte le volte che comincia a piovere Francesco si allarma, chiama a destra e manca, perché abbiamo paura che la gente che viene nel nostro ristorante trovi difficoltà nel venire su, già che la strada è abbastanza impegnativa. Se poi gli facciamo trovare anche le frane lungo la strada, non li mettiamo in condizione. E questo qui è una cosa che deve essere tenuta in considerazione, perché il fatto che ci sia, che noi siamo nell'entroterra, una volta era visto come qualcosa di negativo. Invece vi posso garantire che adesso la positività, il valore aggiunto, lo sta portando tutto l'entroterra per la costa. L'entroterra sta sostenendo la costa, non è più come una volta. Ma questo non lo dico con senso di d'orgoglio, lo dico perché è uno stato di fatto sul quale non posso assolutamente dire che non è così. Perciò questo qui è un pochettino la nostra azienda. Abbiamo cercato sempre di trasferire dei valori, abbiamo voluto fortemente come azienda produrre birra agricola. Il perché della birra agricola? Prima di tutto per uscire da quella che è il modo di chiamarla birra ultimamente, birra artigianale, che è un modo che non è definito, rimane molto indefinito. Noi invece abbiamo voluto mettere proprio il discorso di birra agricola, perché noi nella nostra azienda, che si chiama Azienda Agricola Colle Verde, produciamo l'orzo distico, che lo portiamo a maltare in un consorzio vicino a Chiaravalle Ancona, che si chiama COBI. Perciò utilizziamo, diciamo, la nostra materia prima. Diciamo che noi siamo come produzione verso il 93-94% con le materie prime che noi produciamo. Perciò diamo valore anche a questo territorio, che secondo me è il valore aggiunto. L'altra cosa che invece mi faceva molto piacere dirvi è che quest'anno, dopo un po' di riunioni e incontri, siamo in grado di dire già che saremo presenti anche a Expo. Saremo presenti a Expo, e devo dire che saremo presenti tramite la Copagri Lombardia, mi sembrava strano, però qui nell'Italia ci sono tante cose strane. Non siamo riusciti in altre maniere, siamo riusciti con la Copagri Lombardia, saremo vicino alla parte, al cuore, dove c'è l'albero della vita dell'Expo, e saremo presenti per tutti i 6 mesi, una settimana al mese.
Questo chiaramente ci dà molto molto orgoglio e piacere nel dirlo, perché credetemi, secondo noi, poi è una valutazione che abbiamo fatto noi, non so se poi alla fine dei sei mesi raccoglieremo ciò che avremo seminato, ma dato che parliamo del benessere delle persone, parliamo del modo di mangiare, di come ci comportiamo anche dal punto di vista alimentare, speriamo che Expo per noi sia una grande vetrina per far sì che si possa conoscere un'attività che si trova nell'entroterra della regione Marche, nell'entroterra di Pesaro Urbino, vicino ai confini di qua abbiamo praticamente la Toscana, di qua abbiamo l'Umbria, dall'altra parte abbiamo la Romagna, San Marino e qui di rimpetto, per far conoscere una realtà come la nostra, che vi posso garantire che il prodotto è un prodotto d'eccellenza e che, come diceva la Napoli, ogni scarafone è per la mamma sua, però vi posso garantire che questo è un prodotto d'eccellenza ed è stato riconosciuto non a caso un ultimo progetto fatto da un paio d'anni fa che si chiama Rimini Street Food, dove sono stati coinvolti anche degli chef abbastanza conosciuti, tra cui anche Massimo Bottura della Francescana di Modena. Vi posso garantire che il nostro prodotto è stato considerato un prodotto d'eccellenza. Una cosa che invece vi voglio raccontare, perché è una cosa strana, ma ci è capitato anche questo, abbiamo vinto il secondo premio come miglior birra in Giappone senza esportare neanche una bottiglia di birra. Ci è arrivato il premio, no? Stiamo contattando adesso anche il Giappone, perché vincere un premio dove non esportiamo la birra è interessante, no? Ed è anche strana come cosa. Comunque ecco, diciamo che noi siamo nati anche come primo birrificio agricolo in Italia, primo nelle Marche, primo in Italia, e cerchiamo comunque di caratterizzarci, nel senso che il fatto del discorso agricolo, tutte le volte che iniziamo un discorso sulla nostra azienda, io inizio dicendo che mettiamo le mani nella nostra terra, e non è una metafora, è la verità, perché secondo me noi tante volte guardiamo delle cose e non ci rendiamo conto di quello che abbiamo sotto casa. Qui c'è stata l'intelligenza da parte degli imprenditori, di Francesco e di Luigi, che avendo in mano questa opportunità qui si sono resi conto di quello che avevano e gli hanno saputo dare il giusto valore. L'altro progetto che volevo solo enunciare, che per dire che anche noi ci stiamo muovendo, siamo riusciti a fare una birra con il sale di cervia. Troverete in giro una birra che si chiama Marinera. Abbiamo dato questo nome anche per ricordare un pochettino il nome del mare, un po' la storia dei marinai, e vi posso garantire che questo prodotto sta cominciando a raccogliere un successo non di poco conto sia in Italia ma anche all'estero. Poi una cosa alla quale ci tengo molto, poi ancora non è intervenuta né l'olio agape né la nilvana né causpada, è quello di creare anche un sistema in questo territorio, perché il valore aggiunto non è quando un singolo riesce ad essere un'eccellenza, ma quando comunque delle persone si mettono insieme con le loro differenze e riescono a portare avanti un progetto per far conoscere sempre di più questo territorio e portare il valore aggiunto a un territorio che sta pagando lo scotto comunque della difficoltà che si sta vivendo in Italia, sia dal punto di vista, come diceva Pierantoni, anche delle persone che non hanno più lavoro. Vi posso dire che questa qui, solo la parte della ristorazione nella quale noi oggi siamo presenti, occupa circa 15-16 persone. E questo è l'altro valore aggiunto importante, perché in questo momento, secondo me, noi dobbiamo guardare l'Italia per quello che realmente è, ritornare un pochettino alle origini, alla storia. Noi abbiamo il valore aggiunto nostro, il territorio, l'arte, la storia, la cultura, il mangiar bene e il ber bene. Se noi riusciamo a vendere queste cose qui e soprattutto riusciamo a garantire che i prodotti sono veramente il Made in Italy, perché qui c'è tanta gente che si va prodigando a dire che c'è il Made in Italy, però la roba non la prende in Italia e la va a comprare all'estero, perché c'è una questione di business dove comprare il malto all'estero costa il 70% in meno di comprare il malto che noi produciamo nella nostra azienda e lo facciamo maltare al Kobe d'Ancona. Questo è la differenza, questa è la differenza sulla quale noi ci stiamo battendo, perché sennò è facile scrivere Made in Italy e poi realmente uno segue la filiera, si accorge che le cose non vengono direttamente dall'Italia ma vengono da fuori. Io con questo concludo, perché volevo essere anche sintetico, ringrazio comunque dell'opportunità dataci. Grazie Giancarolini. Al termine, proprio insieme a Causpada e all'ufficio Agape, che interverranno dopo, ci fanno provare i prodotti, per chi non li ha provati è un'opportunità. Grazie Giancarlo.